Altri 90 minuti dunque, come minimo, per decidere il destino di queste due squadre, per conoscere il nome dei nuovi campioni d'Europa. Rimanete in nostra compagnia per questa sfida, Barcellona che affronta il Milan. È la partita dell'anno, è la finale di UEFA Champions League, è una storia da scrivere, è una partita che sono pronto a commentare con Lele Adani. Di scena Barcellona e Milan. Madre mia, che emozione! Pensa a ciò che stanno provando, Pier, in questo momento i giocatori delle due squadre. Sono qui a giocarsi la finale della UEFA Champions League, per molti di loro è una novità assoluta. Beh sì, è un appuntamento che vale un'intera carriera. È chiaro poi che la pressione in queste partite fa la differenza. L'11 di partenza del Barça, queste le scelte. Ter Stegen tra i pali, la porta della linea di difesa con Koulibaly, Zielinski insieme a Kessié in mezzo al campo e un'unica punta che avrà il compito di finalizzare la manovra. Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. L'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la punizione al Milan. Tocca la palla, in fallo laterale, ci sarà la rimessa. Continua ad avanzare. Sciacca. Mbappé. Mbappé! Comodo l'intervento del portiere qui. Giocatore straordinario Mbappé. Per lui parlano i numeri, compito complicatissimo per la difesa avversaria. Protagonista indiscusso di questo torneo. Sono certo che oggi cercherà di trovare la rete che gli manca per pareggiare l'attuale record. E sarebbe il giusto premio per quanto fatto. Rafael Leão. Mbappé. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Ter Stegen, sicuro, senza problemi. Ansu Fati, perde palla qui Ansu Fati. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione per il Milan. Gli è andata bene, qui l'arbitro sembra averlo avvisato, alla prossima scatta il cartellino. Sciacca. Occhio a Sciacca.
entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Pedri, Darwin Núñez, Hernández, palla in mezzo, intercettata senza problemi. Sarà calcio di rigore per il Barcellona. Momento chiave del match. Rete, nulla da fare per il portiere. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per il portiere prendere questi tiri. Milan sotto nel punteggio, vedremo se saprà reagire. Lottin. Conclusione murata. Mbappé. Va a botta sicura. E c'è il gol che riporta il match in equilibrio, finale che ha ancora molto da dire. Le finali sono sempre partite speciali, Pier, ricche di fascino, di emozioni, di pathos. Speriamo di continuare a divertirci come abbiamo fatto fin qui. Diamo un'altra occhiata alla conclusione che ha portato al gol, Pier. Questa è una botta impressionante, che non ha lasciato scampo al portiere. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Theo Hernández. Palla per Núñez. Zielinski. Barcellona all'attacco. Si salvano, qui gli è andata bene. Tadic. Mbappé. Conclusione ribattuta. Mbappé! Altro grande intervento. Prima frazione che dunque si conclude al Tottenham Hotspur Stadium. Inizia dunque la ripresa di questa finale della UEFA Champions League. Pareggio che regge, provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. Possono portarsi in vantaggio. Ter Stegen può bloccare con sicurezza. È tutto solo e con questo gol si porta a casa anche il record per il numero di reti segnate in questa competizione. Giornata indimenticabile per lui. Cos'era questo record imbattibile? Non sembrava fosse possibile batterlo, ma lui è andato oltre ogni aspettativa. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. Si riparte con il Barça sotto nel punteggio fin qui. Pallone profondo a cercare Rafinha. Rafinha. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Ter Stegen, attenzione, palla ancora in gioco. Nulla di particolarmente rilevante.
avversari vicinissimi al gol del doppio vantaggio pochi istanti fa. Ci è voluto un super Ter Stegen per dire di no. Alessandro Florenzi. Milan che avanza. Appoggia su Florenzi. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Forze fresche per il Barcellona. Sale Tadic. Fallo laterale per il Milan. Lottin. Mbappé! Buono l'intervento del portiere. Allenatore del Barcellona che decide di effettuare un cambio. Sceglie il breve. Bennacer. Controlla Upamecano. Xhaka. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. L'arbitro l'aveva avvisato, al prossimo fallo sarebbe scattato il cartellino, e così è stato. Aveva esaurito il bonus, non era il suo primo intervento, ora sa di essere sull'elenco dei cattivi e speriamo si dia una calmata. Sale Tadic, la gioca Mbappé. Tutto facile per Ter Stegen. C'è spazio per l'avanzata di Mbappé. Ferma tutto con questo intervento rischioso. Ottimo intervento, senza fronzoli. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Xhaka, la gioca Mbappé. Fischia la fine l'arbitro con la coppa che va in archivio. Trionfano al termine di un torneo giocato ad alto livello. Ci tenevano in maniera particolare a questa competizione. Lo si era visto già dalla prima partita, Pier. Non era facile oggi, la pressione era notevole, ma una volta in campo hanno dimostrato di volere la vittoria a ogni costo. E il resto è storia. Sono gli ultimi istanti della stagione, è il momento per i vincitori di sollevare la UEFA Champions League appena conquistata. Non solo una finale, Pier, un'intera stagione da ricordare la loro e da incorniciare. Hanno compiuto un'impresa straordinaria, andando oltre qualsiasi aspettativa, superando i loro limiti, zittendo anche coloro che non li ritenevano in grado di vincere un trofeo così importante. Ma la verità è una, quella del campo e il duro lavoro oggi è stato ripagato. Sono sul tetto d'Europa, Lele. Si avvera il sogno che molti di questi ragazzi avevano fin da bambini. I tifosi sono impazziti sugli spalti, mentre in campo la squadra porta in trionfo la Coppa. Il pubblico ha sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati, partecipando attivamente alla conquista di questo trofeo. Hai detto bene, Pier,
Sono stati il 12° uomo in campo in molti incontri, ora è giusto che possano festeggiare e lo devono fare insieme ai calciatori. È una festa che non sembra volersi fermare, sarà davvero una lunga notte per loro. Squadra che si raduna per scattare la foto che rimarrà nella storia, sono i campioni d'Europa al termine di un'annata fantastica. Hanno vinto la UEFA Champions League. Emozione spettacolare che non capita certo tutti i giorni.